Combina ha già vinto. Sono in un ufficio. Mi piace? È l'inizio di qualcosa che io spero diventerà la mia prossima postazione. Perché voglio cambiare un po'. E quindi si fa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa giochi in metagame? Questo. Qui è diversa però la webcam, attenzione. Ecco, così è meglio. Giochiamo questo in metagame. Decisamente questo. Decisamente questo. Questa è la nostra scelta per questa metagame. Decide, andiamo a giocare queste. E vediamo. Occhio d'aura odio. Vabbè, se lo troviamo, lo troviamo. Quello possiamo farci veramente poco. Alla grande. Speriamo, speriamo, speriamo. Allora, dai. Oggi facciamo solo questo, ovviamente. Non facciamo altro. E ce la chiacchieriamo, ce la ciliamo. In realtà vorrei mettere tutti dei LED qua sopra. Vorrei fare un po' di robe, vorrei fare un po' di robine, però non so quanto rimarrà questa, forse solo per 2 giorni, intanto per testare, oppure chissà. Però una cosa che mi piace molto è il fatto che il microfono sia qua sopra, per me questa cosa è bellissima. E poi è molto più larga, molto più comoda, poi mi arriverà anche uno schermo più piccolo, qui sulla destra, sarò veramente tanto più comodo in teoria. Il problema è che ci sono dei cavi appesi. E quindi quello sarà devastante, no? Perché devo capire come gestire i cavi. Di per sé devo capire come gestire i cavi, ma per il resto. Ma non mi ha salvato il mazzo? Ok, per il resto è così. Non lo so davvero, Falux. Non lo so davvero. Historic lo sapete che non lo sto giocando da un po'. Infatti, anche per quello la faccio con maghi, eh. Ma perché non me lo prendi, scusami? Che problema c'hai? C'è anche un 59 carte. Ha ragione lui. Ha ragione lui. Buono. E quindi è così. Tra l'altro, in questo ufficio avrei tutto, perché qui ho, come vedete, degli armadi e questi. Allora, c'è meno spazio per i moderatori, questo sì. Ci sta comunque un'altra persona. Quindi, quando saremo in due, si potrà stare in due, ma non si potrà stare di più, purtroppo. Però è estremamente più comodo rispetto all'altra stanza, perché qui ho tutti gli armadi, intanto, e già questa è una roba importante. C'è tutta la roba di Magic, c'è un frigo, c'è tutta una cucina qui, quindi. Veramente potrei fare delle live anche un po' più live. E questo è importantissimo. Doppio Mulligan di primo? Benissimo. Benissimo. Non giochi storiche mesi? Com'è metà ora? Boh. Dovrebbe essere una merda, Ughi. No, non lo so davvero. Credo che sia molto gattocentrico ancora. Questa, allora, Mulligan a 5, però. Però. Mulligan a 5, però. Però. Qui sto cercando di scegliere se togliere Slickshot o togliere terra. Io tolgo terra. Vai. Se arriva terra adesso, gli facciamo tanto male. Se arriva terra adesso, gli facciamo tanto male. Come sentite il microfono nuovo, ragazzi? Secondo me è molto meglio di prima, no? Contate che questa che vedete qui è l'asta del microfono. Purtroppo non posso toglierla dall'inquadratura perché siamo molto vicini. Eccoci qua. Galvanica, tutti a casa. Quindi 0-1 per Oppo. La terra c'era, peccato. Peccato perché qui potevamo veramente fargli tanto male. Datemi dei feedback sulla postazione, per favore, che è quello che mi interessa di più. Vabbè, ho doppia. Lui monoterra ma doppia removal. Interesting. Passo. Posso. Non possiamo fare niente. Che partitaccia di Magic. Peggio Cronoma, perché?
Grazie Black, grazie mille, benvenuti tra gli abbonati, grazie di cuore. Perché peggio? Davvero non vi piace? Dai, seri, non vi piace? Secondo me è molto meglio, ragazzi. Davvero non vi piace? Ma è location definitiva? No, manca ancora tutto il retro. Manca ancora tutto il retro. Cioè, i pezzi di muro che vedete non li vedrete più, saranno coperti da del materiale. Qui metteremo tutte le magic. Davvero un nuovo cronoma peggio? Perché? Ah, dicendomi così mi spezzate il cuore, mannaggia. L'audio è decisamente migliore, ma anche secondo me. Manca qualcosa di Lord of the Rings. Sì, questo è vero. Questo è vero, infatti deve arrivare. Come dovrebbe arrivare una creatura qui se vogliamo giocare questa partita? Sì, ma allora ragazzi, l'arredamento si farà. Non è l'arredamento che ora ci importa di più. Quello che mi importa di più è che vada tutto a livello software. Tra l'altro adesso lo schermo è molto più in fondo. Restardi Untapped per... Non va, ragazzi. Sì, non va. Aspettate. Non sono io il problema, è Untappd. È letteralmente Untappd, ragazzi, quindi non ci posso fare veramente nulla. Tanto qua vinciamo, che lui è rimasto fermissimo di terre. E noi facciamo un mana pesco 2. Restiamo open di quello che mi dà il pezzo e vai. L'audio si sente molto meglio, dovrebbe sentirsi molto meglio, ragazzi, non meglio. Ok, non ha mai pescato terra lui, per fortuna. Allora. Mi hai spottato, Kree, in che senso? Lui sembra un maghi anche lui, quindi in teoria Show Aside. Spell Pierce. E di On the Draw via queste. Sì, On the Draw via quelle. Questo. E lui. Sì, lui. Vai. Ah, sì, ma poca roba, sto facendo più che altro per ridere, Cree. Sto facendo più che altro per ridere con i moderatori. Non lo sto prendendo seriamente. Anche perché non so un cazzo di Pokémon. Il teatro di ieri sera è andato molto bene, sì. Molto, molto bene. Molto, molto bene. In realtà, no. Contro Mirror questa no, perché i Bolt non li spari. Questa sì, contro Mirror. Perché se arrivano le creature ge abbiamo gestione più Counterspell, quindi va bene. Ah, ma lui non è quello che sembrava essere, è un Jeskai. È un Jeskai lui. Oppure addirittura sai da dentro un colore, forse? No, è Jeskai. Ah, ma quindi è Jeskai contro lui. Oh, sei dato malissimo. Ho saidato malissimo. Pensavo fosse tutt'altro. Allora no, Jeskai Control, Ley Line va dentro al 100%. Spell Pierce, Surgical, Creatura, Vacuum, fuori. Queste. Troppe però così. Cioè, ma lui davvero era un control che non ha mai pescato terra? Devo dire abbastanza pazzesco. Abbastanza pazzesco.
così. Vai. La slide ve la faccio vedere poi. Oggi Untappd, ragazzi, non so perché non va. Mi ha sloggato tutto Untappd. Adesso provo a ristartarlo. Questo è un Mulligan. Questo è un super keep. Bisogna sperare che arrivino i trick, però. Perché se arrivano siamo veramente forti. Se non arrivano abbiamo solo uno start forte. Che lui potrebbe benissimo counterare. Dovrebbe andare Untappd ora, no? È arrivato davvero. Comunque, ragazzi, a me sembra che questa ley line sia abbastanza strong in realtà. Anche in questo formato. Cioè, questo è turno 2. Questo era turno 2. Quello è un mazzo stranissimo. Sembrano tre mazzi diversi ogni game. Cioè, ha fatto get lost sulle A-line. Vi rendete conto di cosa vuol dire? Vi rendete conto che è, il mazzo, che è un mazzo fortissimo con quella roba qua, questo qui, vero? Beh, una partita veramente strana, comunque. Boh. Non funziona ancora, Untappd? Sì che va, ragazzi, adesso. Adesso va. Fammi controllare, va. Funziona? Perfetto. Boh, a me sembra molto forte la ley line di base. Ma proprio di base. Keep. Vai, stiamo per pescare due carte. Se non ci spacca ley line. Comunque vi dico che qui in ufficio mi sento veramente meglio, nel senso che è più piccolo, è più angusto, però ci sta, cioè è messa giù troppo meglio la postazione. Poi non ho più il Dolby Surround che mi occupa un sacco di spazio. Adesso vi pubblico su Instagram, seguitemi su Instagram se qualcuno è interessato, anche solo per dirmi ciao, una storia in cui vi faccio vedere il retro della postazione per farvi capire come siamo messi. Pesco 2, se posso, e se tu non hai rimozione. Nel senso che mi sono ritagliato un piccolo spazio in casa, ragazzi, per farlo diventare esattamente un ufficio. Esattamente un ufficio. Sì, l'audio è migliore, secondo me. Molto migliore. Ragazzi, siamo lethal? No, perché possiamo tirare solo una spell, vero? Però sti cazzi, io la faccio. Sono comunque dei trigger. Quindi sono tutti control in metagame? Però se sono tutti control e noi abbiamo la ley line, sti cazzi che siano tutti control. Ciao Rich. Buonasera. Sono 12 danni, vai. 12 danni, se fai purga vinci, se non fai purga ma fai rimozione abbiamo turn inside out in teoria. Vediamo. No, su Instagram, su Instagram. Moppo, ma un trigger ce l'abbiamo per forza, perdonami. Sì, ma sti cazzi.
Comunque, sono comunque due danni diversi. Quindi come fa? Come fa a rispondere che può tirare solo una spell? GG. Irs. Ciao Galbusera. Fading Hope per far tornare in mano un mio pezzo potrebbe essere una soluzione. Grazie mille per il quinto mese, Kratos. Grazie. Grazie mille davvero. Secondo me contro di lui basta Pierce e va tolta. Leyline di side non so se va mai tenuta per davvero. Non so. Non so se va tenuta per davvero. Per il quick draft il consiglio è di non farli, ragazzi, perché non è che ne valga troppo la pena di fare il quick draft in realtà, eh? Dipende. Dipende da tante cose. Forse di side va tolta la ley line, forse. Forse. La telecamera più centrale, Fabrizio, in che senso? Come fai a vederla? Cioè, vuoi vedermi di fronte? Ma non posso. Perché la telecamera, purtroppo, è qua. E è sul supporto dell'altro monitor. Se la dovessi mettere di fronte, viene veramente un casino. Sono d'accordo, Black. Sono d'accordo. Comunque, grazie, eh. Grazie che mi hai iscritto. Grazie davvero che mi hai iscritto. È arrivato un turno in ritardo, peccato. Chissà se la hardcasteremo mai a 4, non credo. Non credo. E chissà se si deve malligare sempre per avercela in certi matchup. Potrebbe essere, sapete? Non credo, ma potrebbe essere. Grazie Luca, grazie mille. Sì? Reprieve, ti riattacco così. Vabbè, forse qua dovevo pescare in realtà. Forse qui dovevo pescare. Però sai, abbiamo questa in mano, lui può fare purga. Secondo me, in attesa della sua rimozione, si gioca proprio da cattivi qui. Tishana, Tidebinder, su Symmetry Sage, immagino. Sì, sti cazzi. Bella spell Pierce. Troppo bella Pierce qui per non considerarla. Boh, contento tu, contenti tutti. 6 danni. No, 5. No, 5-5. 5, facciamo un bel 2-2 Manifest Dread. È uguale. È uguale. Stiamo open di Pierce. Se non fa Supreme Verdict, siamo contenti. Non lo fa. Combat. Piacerebbe. Va bene. Su. Perfetto. Vai. Oppo 8, 2-2, grazie. Lei. E vai. E non lo so se il prossimo turno hardcast o ley line, sinceramente. Vediamo. Secondo me qui counter Teferi, tipo. Gra no, no, Fabrizio, è importantissimo, grazie, davvero. Boh, Ainun l'hai fatta, sti cazzi di Ainun. Blocca più te che me, Ainun, quindi sì. Boh, secondo me blocca molto di più te che me. Va bene, Lee, te l'abbiamo giocato ieri sera comunque. Un po' l'abbiamo giocato anche ieri sera. Ma penso che l'abbia già mandato sul Discord, sai. Ottimo, ottimo.
Non flippo lei perché a parità di mana conviene il 2-2. Ci sta, ci sta. Ci sta. Questo male, ma mi permette di hardcastare questa? Lui può fare una Lightning Helix, questo sì. Però questo è un trigger, lei è giù. Abbiamo Pierce il turno dopo se occorre. Secondo me ci sta a farla qui. Non si è più sentito Origin, non ha scritto niente. Un peccato, io ci tenevo. Fai counterspell. Failure. 2-0. Stranissimo. La sai da cosa mira di preciso? Beh, intanto ha Surgical in 3x per il cimitero insieme a Ghost Vacuum, Spell Pierce per i control, Aethergust per Mirror e Mono G e Raise the Effigies contro artefatti. Contro artefatti. Ieri come ultima partita, come ultimo evento, era indecente però, ragazzi. Buonasera, Psycho. Psycho Killa! Maligo! Comunque ragazzi, io sono dell'idea che in Best of 3 si malighi al 300% rispetto al Best of 1, sapete? Quindi un po' è per la mano del Best of 1, ma secondo me il Best of 3 è messo molto peggio. Ma tanto peggio. Maghi ancora! Morti, siamo morti. Non abbiamo abbastanza trick in mano per shottarlo con Slickshot, credo. Poi siamo on the draw, vediamo. Vediamo. Vai. Se ha Flame of Honor siamo ipermorti. Ma se non ce l'ha, gli sta per arrivare addosso un treno merci. Non ce l'ha. Attenzione. Non è che lo shot. No, avrà sicuramente Bolt. Avrà sicuramente Bolt. Undici danni più 5. Più 6 in realtà, ma non cambia. Facciamo così. Vai. Deve fare doppia rimozione o tenere un pezzo in difesa lui? Se no è morto. Sicuramente deve togliere Slickshot. Mannaggia, te sono con le cuffie, in che senso? Allora, terrà due pezzi in difesa. Deve tenerli per forza in difesa due pezzi. Non può attaccare. Cosa fa? Che fa? Ha una rimozione in mano, quindi? Flame of Honor? Boh, provo. Fare move su Slickshot per forza. Farà fiamma di Honor su Slickshot e pesca due. Per forza. O Bolt. Era meglio Bolt per noi. Vabbè, il 5-3 attacca lo stesso. E poi vediamo come si mette. Se riesce a ucciderci. Sì, beh, probabilmente sì. 3 carte in mano, 4 mana minimo. Se non ha una terra in mano. 3, 5, 7. Sono 8. Sì. Ci sta. È partito on the play, mannaggia. Va bene, post side on the play. Secondo me, noi non cambiamo niente. Cioè, possiamo mettere dentro questi se vogliamo. Ma on the play fanno cagare. Secondo me, rimaniamo così. E se abbiamo una mano un po' più scattante on the play, vinciamo.
È l'on the draw poi su dove si deve cambiare. Credo. Oppure GG per lui. Forse potevamo mettere dentro Flame of Honor. È un ufficio, ti piace, Psycho? Non è una casa nuova. Questa è bella. Questa è una buona mano di Magic. Vai. Lui doveva prendersi il Bolt che non si prende lei, no? Ciao, Acol. Vai. Ma ci sono mazzi che preferiscono andare on the draw? No. Non ancora, Psycho. Purtroppo lì ci vorrà tanto tempo. Grazie, Jardis. Mi fa un sacco piacere, veramente. Vabbè, qui Flame of Honor. Ah, però attenzione, potrebbe avere Spell Pierce lui. Vediamo. Vabbè. Pierce a questa. Io devo fare così per forza. Dobbiamo fare Monastery Ancestral Hunger, però volevo tenerla per dopo. Secondo me lui è più facile che abbia Bolt, comunque. E se ha Bolt abbiamo fatto solo che bene. Oh. Ah, vabbè, è uguale. Beh, quindi perde 4 vite e noi peschiamo 2 e perde l'unico mago che ha. Va benissimo. Vai. Fa tutto l'on the play on the draw, è incredibile. Fa tutto l'on the play on the draw. Grazie Jarvis, davvero sono contento. Sì, lo arredo come si deve, però non so quanto rimarrò qui, perché bisogna. Intanto questi 2 giorni sicuramente. Domenica forse si torna di là. Ci fa 5 danni, noi facciamo Swisspear, Swisspear Bolt. E quanti danni sono Swisspear, Swisspear? Sono 2, 4, 9, no, non abbastanza. Non abbastanza. Non abbastanza. L'importante è che non riesca a fare Dread of Darkness rapido lui. Perché noi abbiamo setappato l'Ital adesso. Guidance da 1 va benissimo. È il motivo per cui non gioco Guidance. Perché mi sembra che in questo momento valga di più la pena fare Hunger di Guidance in questo meta. Ma magari è una stronzata, non lo so. Vabbè, abbiamo vinto. Dovremmo aver vinto. Perché diamo trampola a questo, esatto. On the draw, invece, secondo me si tolgono le ley line in questo matchup dentro loro e dentro, in teoria, lui. Senza le ley line, turn inside out, non so se mi serve. Potremmo mettere dentro le pierce. Perché anche Etergast va messa dentro. Sì, possiamo togliere i tricchini. Vai. Eh sì, Jardis, è esattamente quello che volevo fare. E là sopra attaccare il quadro con me Natalia e probabilmente la terra di mezzo ancora. Però c'è un problema di cavi, ho un grosso problema di cavi che devo risolvere prima di mettermi qua definitivamente. Sta mano è stupida. Maledichiamo entrambi. Ah, che manaccia questa. Manaccia vera. Cosa ho trovato per ora? 2 Jeskai Control. Terra blu. Senza le removal. La vedo abbastanza dura. Vai. L'importante è che lui qui non peschi 2 carte. Magari non ha terra rossa in mano. No, è impossibile. Non... Ciao, Lama. Davvero non hai terra rossa? No, vabbè, ce l'hai già se hai mandato via quella. Tipica e tipica, però. Tipica e tipica. Tipica e tipica ci piace. L'importante è che non faccia fiamma ora, però. Perché se fa fiamma ora siamo morti. Eccoci qua. GG.
Normali, prof. Qui siamo quasi sicuramente morti. Però questo top deck un pochino le cose le cambia, perché io posso fare così adesso. E il turno dopo Dreadlord Arcanist con carica e loro due che non muoiono sarebbe il top. Però non siamo mai lethal se lui mi tocca Slingshot. A parte che lui può shottarmi con 12 vite. Ma dipende cosa ha in mano. Secondo me è facile che faccia mago più Bolt lui. Se fa terra mago più fiamma. Ma invece forse no. Noi peschiamo Bolt. Combat. Vediamo cosa fa. Niente. Adesso mi spara Slingshot. E Pierce posso pagarlo, quindi non so cosa vuole fare. Secondo me fa solo removal lui. A meno che giochi Negate. Prowess, sì, lama è molto è un ottimo mazzo, sì. Ok, quindi non ha più i Bolt. Se ce li ha, c'ha quelli tipo Shovaside. Forse ne ha due? Sì. Vai. Lui adesso sa che abbiamo Slingshot, deve gestire Arcanista sicuramente. Ottimo, non Bolt. Abbiamo vinto. Abbiamo vinciuto. Stravinciuto proprio. GG. Vai. Sapete cosa ci starebbe da Dio qui? Una piantina bonsai con la cascatella che scende. Mi trovo veramente bene così. Piacerebbe averla. So che sembra una stronzata, ma mi interessa davvero. Vai. Ci siamo già da due win a premio Black Bull. Con due sei già a premio. Prismatic Vista in tua rimozione. Vabbè, Tamio. Ruin Crab, ma davvero? Mil. Mil non me lo sarei mai aspettato. Vai. Quindi adesso fa terra nera. No, Fabrizio. Ci milla 6. Beh, una ley line millata ci va bene. Ti piace, Cerro? È un ufficino. È un test. È un test di un ufficio. Qui fa push. Oppure fa due mana spacco pezzo o counter o in base a quante carte ho nel cesso. Quello è un problema. Quello è un problema vero perché qui muore malissimo Balmor così. Vabbè, ha fatto la peggiore che potesse fare, quindi noi siamo contenti. Però qui era meglio pescare creatura. Magari la peschiamo adesso, vediamo. No, ma è un'ottima carta di Magic. Che va qua. E in questo momento non ho motivo per non puntare su tanti danni al costo una vita. Poi se lui ha un'altra removal probabilmente vincerà.
Per noi possiamo pescare una carta, intanto lo mandiamo a 11, possiamo fare più 6 il prossimo turno. Boh, dipende che mazzo è. Dipende che mazzo è. Ah, intanto quello che mi fa molto piacere è che stia reggendo la connessione. Perché veramente i cavi della connessione, se vi facessi vedere dove passano, vi mettereste a ridere. Kimopo, tanto Fabri vince qua, sarà pienissimo di rimozioni lui. Anche perché se no non ha senso fare quello che ha fatto. Invece no, 1010. La pescata è ottima. Così. Pesco. Così. 7 danni vai, deve fare doppia rimozione. Deme, ma grazie del raid, ma non sapevo fossi in live. Che è successo? Shoutoutiamo subito. Com'è andata? Cosa avete fatto di bello? Cosa avete fatto? Grazie, intanto, grazie mille. Andate a seguire il mercante di Via Latta, ragazzi, bravissimo. Come sempre. Vinta. Gg. Ma ley line contro di lui in teoria la teniamo sempre, no? Ce ne freghiamo in teoria del fatto che. Perché lui in teoria ci snellisce le pescate morte, no? Ah, però! Ah, però, Deme, robustezza vera per il Deme, allora. Secondo me, ragazzi, qua noi restiamo esattamente così. Robustezza vera per il Deme. E una bustina contrarare. Ciao Reviathan! E una bustina contrarare. Le nuove play booster, sì. Ci sta. Ci sta. Le nuove play booster sono così. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Deme, quando abbiamo tempo di fare quella live famosa? Che così mi organizzo la settimana prossima, più che altro. Così ci organizziamo. Questo è un mulligan. Dovrebbe essere un mulligan almeno. Con gli ombri, questa è forte. Peccato dar via questa, ma pesco una più importante, no? Ley line contro ley line, vai. Solo che se lui è anche lontanamente mono black, non la vinciamo veramente mai qui. Fable Passage. Scusa, ma c'è Prismatic Vista nel formato? Fable Passage non lo sarei mai aspettato. Ma è un altro mill? Che sia un altro mill. Molto interessante. Davvero tanto interessante questa cosa. Vai. No, non può essere lo stesso Oppo, siamo in challenge. Come fa a essere lo stesso Oppo? Non può essere lo stesso Oppo, ragazzi. Può essere lo stesso Oppo? Ah, è G... Ma Dio! Scusate! Ma sì, scusate, sono scemo, è G2, scusatemi. Sì, scusate, scusate, sono fuso. Sono fuso. Sì, sono fuso, ragazzi. Sono fuso. Stavo pensando alla live col Deme e ho detto una stronzata. Vabbè, ma se è lo stesso op, è sempre vinta. Sì, ma non è perché è best of 3, è perché oggi è stata una giornata piena, ragazzi. Tanto piena. E. Ma a me frega qualcosa? Sì, dai. Sì. Sì, fate la clip, è divertentissima.
Vabbè, lui non ha risposte, noi gli facciamo 7 danni, vai. Dobbiamo pescare i fieri Islet se ci toglie Monastery Swispear, però. L'abitudine del best of one, eh? Sì, può essere. Ma è che stavo proprio pensando a tutt'altro. Sì, perdonatemi, io capisco che lui giochi... Bella. Io capisco che lui giochi... Allora, che lui giochi così... Come si chiamano? Aiutatemi, oggi non me ne entra una di parola. Sia le vista che i Fable Passage per il Ruin Crab, ma ne vale la pena? Boh. Boh. Non so se ne vale la pena. GG. GG. Molto. Sì, infatti non, boh, secondo me non ha senso sia uno che l'altro. E vabbè, dai. Non siamo messi male. Tra l'altro ho anche migliorato il sistema audio, c'ho lì una bellissima barra luminosa. Avevo un po' paura che con il buio, in realtà qui questa stanza non fosse illuminata, ma non è. È abbastanza illuminata in realtà. È abbastanza illuminata. C'è poca gente che fa la challenge. Stasera poi devo fare tutta una serie di mestieri. Infatti il cambio di postazione è servito anche perché di là poi devo sistemare un sacco di roba. Non posso lasciare tutto così ancora per molto. Decisamente non posso. Un minuto e 20 di attesa? Vabbè, aspettiamo. Fretta non l'abbiamo. Fretta non l'abbiamo. Tanto controllo che siano usciti i video. Perfetto. Perfetto. C'è nessuno che vuole giocare, ragazzi. Esatto, bravo Deme, bravissimo. Tra l'altro, ripeto, quando facciamo la live così mi organizzo la settimana. Se mi dai già le tue disponibilità, guardo se coincidono con le mie. Così la facciamo. Se no andiamo troppo avanti. Royal. Ah, fai una cosa, Deme, per favore. Se ce l'hai sotto mano e non ti è scomodo, mandami il link del canale Telegram sul Discord, così lo condivido qua in chat, perché purtroppo gli altri non possono farlo, posso fare solo io. Ti piace Morris? Ragazzi, questa è una mano Glass Cannon incredibile. Non funzionerà mai. Ma se funziona. Se funziona è un treno, grazie, grazie. Cosa ha fatto lui? Guida e poi mi fa removal su questo con le energie. No, witness. Terra stappata, dai. Terra stappata. Va bene lo stesso. Gli stiamo per fare malissimo.
non basta, ma sbaglio, sono veramente tante. Sai che mi sa che sono tantissime? È ben differente. Sono 17 danni. Vai. Se pesco un instant e lui non li fa fuori tutti e due o non vince ora, dovremmo essere lethal. Anche se pesco terra. Beh, uno vola. Boh, ma non è il mazzo che è bello, è la Leyline che è fortissima, secondo me. Io sono uno di quelli che dice che era da bannare, eh. Tanto metto in chat il link. Secondo me è ancora da bannare in standard. Abbiamo pescato Fiamma di Anor, mannaggia. Che è l'unica cosa che non andava pescata qua. Però intanto è a 4. Speriamo non scombi ora lui. Bombarda. Bombarda non ha vinto. Non ha vinto per niente. Però può fare una bella pulizia. Terra. E terra la giochi ora. Sacchi l'altro goblin. Attenzione però che hai pagato una vita che forse non dovevi. Ah no, perché tanto ne recuperi due. Anche bombarda è una carta da bannare, mannaggia. Ok, Slickshot è morto. Poi nient'altro. E se pesco terra vinciamo di carica. Eh sì. Sì, perché se anche sacca tutti e tre, passano 6 danni. No, di più. Di più. Boh, l'ha vinta da sola, la Leyline, questa partita. Oh. Sei sicuri che non sia fortissima come carta, ragazzi? A me sembra tanto forte. Poi magari è un caso, però. On the draw. Via questa. Forse Fiamma non fa in tempo. E dentro i counterspell. Vai. La patch c'è già stata, no, Cronoma? Boh, io non l'ho tolta sempre, Padron Brodo. Tipo, quando so che Oppo gioca un mazzo veloce e voglio essere più veloce di lui. La tengo, anche se gioca tante removal, no? Perché se gioca removal che non esiliano di base, cioè questo in realtà dovrebbe giocarle, però se tipo fa il botto delle energie, tu gli fai sopra il turn inside out, dovrebbe essere una roba figa. Questa però no, questa è troppo pericolosa. Questa non lo so. Proviamo. Questa non lo so davvero, perché con Slickshot che può essere plottato. Vediamo, non lo so. Dipende che removal ha. Ah, io insisto e insisterò sempre, ragazzi, nel dirvi che non è possibile avere i formati con lo stesso. Perfetto. Con lo stesso pool di carte. Cioè, secondo me è assurdo che in standard, in historic, in pioneer si giochino le stesse identiche carte sempre. Perché Slickshot, Turn Inside Out, Leyline, sono tutte carte uguali. Tutte. Raga, io qua, per non saperne leggere né scrivere, attacco con tutto. C'ha un mana lui. Torneo di vintage, figata. Vai. Che fretta c'è? Vai. Si chiama Power Creep. Ne sono molto d'accordo anch'io, infatti, che sia un Power Creep questo. Vai. Quindi adesso manifesto 2. Ok.
Oh, mi sembra tanto forte come cosa. È uguale. Vai. Faravratta lui. Fa bombarda. E poi fa Gianni e vince. Giusto? No, fa fragment. Ok. Beh, è forte. Lui ha push in mano. Io faccio così. Ok. Sì. Perfetto. Tutto lì. Vai. Grande. GG, 2-0 easy, eh. GG. GG. Se mancava Skullcrack, eh sì, è bello Skullcrack, molto bello. Vai. Vai. Quanto godo quando vedo Mardu perdere, grande. Ci fa piacere. Ci fa piacere. No, portalo, portalo. Che problema c'è, Seraimon? Che problema c'è? Che problema c'è? Grazie, Pino! Grazie mille. Grazie per il secondo mese. Pino, tra l'altro, è il carrozziere o il meccanico di Paolo Bitta? Boh, provalo, Seraimon, non lo so. Provalo. Penso che in Historic. Non lo so, adesso Historic è tanto strano. Tanto strano. È tanto strano. Buona cena, Falux, buona cena. Buona cenissima. Grazie per il follow, Francis Khan. Il deck è in alto a destra, non serve fare punto esclamativo deck. Quando siamo in partita lo vedi. C'è proprio l'estensione di Untapped. Ho
Oggi è uscita l'analisi della prima settimana standard. Incredibile che non ci sia un mazzo bello. Tutti sti bombardoni con le power play. È Magic 2.0, ragazzi. È il brutto di Magic 2.0, secondo me. Il problema è che siamo davvero in una situazione in cui Magic è tanto brutto. Ma proprio brutto a prescindere. Al di là di tutto, secondo me. Terra verde ha fatto lui. Cosa può avere con terra verde? Acid of Hope. Ma in BO3 sta giocando. Ma quello è Occhio di Ugin, tra l'altro. Ah, quindi no, è il Drazzoni lui. Dovrebbe essere il Drazzoni. Provo a pescare. Provo a fare Reckless Charge. Quindi a questo punto torni inside out. Speriamo che non abbia spacca una roba con volare lui. Vai. Sì, probabile che sia recuperabile. Probabile. È probabile. Non mi sembra Jardis, mi sembra di aver caricato solo la lista che ho giocato in Early Access. Thank you Francis, thank you for the good luck. Good luck, sorry. Dovremmo essere letali, no? Dovremmo essere letali. Cioè, al massimo mi rimbalza pezzo. Guadagnerà 2 vite. Va bene. Vai. Vediamo se vince ora o se vinciamo noi. Può fare calice a 2 che mi ferma Slickshot qui. Però io poi faccio fiamma e vediamo che succede. L'importante è che non faccia l'Eldrazi che entra, ti guarda la mano e ti fa Toxa. E se muore peschi. Vediamo. Sei mana? No, 5, perdono. The One Ring fastidio, va bene, The One Ring fastidio l'hai fatto. Che però ti toglie vite. Sta cosa è bellissima. Allora, lui plottato, vai. Lui castato però, vai. Eh sì, vai vai vai. Vediamo se vince ora oppure no. È molto interessante questa partita. Lui guadagna 2. Starà per fare quasi sicuramente Omniscience. Quindi stiamo per perdere noi. Eh sì, ha fatto Woodland e è in delirio. Quindi dovrebbe aver vinto. Ha vinto? Beh, può pescare anche di anello. Vedo difficile che non abbia vinto. 2 mana. Fa quella e pesca. Dovrebbe aver vinto. Hai visto Spunessia, ti piace? Sì, ha vinto. Quindi noi di side andiamo a prendere le Surgical Extraction poi. Vabbè, lui è un Woodland combo alla fine. Quindi noi Surgical e la nuova carta. Non so se anche le Spell Pierce per anello. Mi aspetto che lui vinca però questo turno. Beh, il tempo glielo facciamo spendere. Ha fatto Approach of the Second Sun, quindi non serve fargli, non serve fargli spendere tempo. Allora, Surgical, Spell Pierce e Ghost Vacuum. Fuori, Mentore, Monstrous Rage e Flame of Honor. No, Flame of Honor pesca 2, non posso. Turn Inside Out. Forse addirittura è meglio togliere Turn Inside Out e lasciare dentro Monstrous Rage. Vai. In alto a destra, Morris.
No. Sì. È un rischio, non abbiamo 8 contro il cesso, però non posso andare a 5. E se pesco una terra abbiamo una partenza molto più forte di quella di prima. Poi oh, se lui è più veloce vince lui, sti cazzi. Sti cazzi proprio. Ok. Attraverso un world. È la terra sbagliata però. Porca miseria, terra sbagliata. Ah sì, è la terra sbagliata. Vai. Vediamo. Dipende quante vite guadagna. Se pesco Surgical vinciamo. Sì. Quindi lui è già pronto in realtà. Se fa Woodland. Artefatto, creatura, c'è tutto. Si è morti se ha Woodland, eh. Oh. È andata così. Abbiamo pescato la terra sbagliata nel momento sbagliato. Oddio, lui togliendo questo in realtà non ha ancora vinto. Vediamo. Vediamo. I danni ci sono, poi bisogna vedere se lui vince ora oppure no. Vai. Se non ha doppio rimbalzino, non fa delle cose mirabolanti, qui siamo lethal, però bisogna vedere. Tutto bene, Sherry, ciao. Ci provo. Deve avere due rimbalzini, no? Ho sbagliato? No, ho fatto giusto. Perfetto, perfetto. Ok, 1-1. Adesso dobbiamo trovare Surgical. Se troviamo Surgical ce la caviamo. Se no, va come va. Forse non serve. Forse non serve Spell Pierce, sapete? Però è forte contro l'Anello del Potere. È anche vero che è una carta morta se noi abbiamo Ley Line e siamo on the draw. È possibile che sia una carta morta. Quindi rinuncio a Pierce, lo so che potrebbe essere una stronzata, e mettiamo dentro Monstrous Rage e Turn Inside Out. Sì. Dobbiamo giocare con Surgical e Ghost Vacuum. Ma no, Hamburger Roman, non è che butti tutto. Magari è solo un momento, passerà, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo. Non te lo so dire, sinceramente, però potrebbe essere. Magari è davvero solo un momento. Non abbiate fretta di giudicare il gioco. Sono il primo a dire che fa un po' schifo adesso, eh. Sono il primo a dire che fa un po' schifo. Ok. Se si macinava la Woodland era il top. Leyline è arrivata troppo tardi. La devo rischiare. Vai. 1004. Sei in delirio? No. Sì, sei già in delirio. Cosa hai trovato per essere in delirio? Ah, questa. Ok. Bolt male. Molto male. Oh, se stappo però dovrei aver vinto. Può fare binding lui. Lui ha binding, secondo me. Devo pescare terra. Se pesco terra gli metto carica in cima. Cioè sopra l'arcanista, sempre in pista. Vediamo.
Vabbè, Sherry, non so se ce la farò, però intanto, anche se perdiamo questa, abbiamo fatto un 5 come primo try, mi sento abbastanza fortunato, dai. Sento abbastanza bene. Ciao Zaliot. Ecco la Woodland, però adesso non la fai, immagino. Aspetti a farla. Dai, peschiamo sta terra che facciamo arcanista. Arcanista che lo mena in faccia e tutti a casa. Seed of Hope. Ok. E poi? Non gioca Woodland perché la vuole giocare dopo. E ha comunque 3 mana, dobbiamo ricordarcelo, eh. A terra c'è Arcanista e rischiamo. Arcanista e rischiamo. È una questione di danni. Lui varrà, secondo me avrà counterspell su Surgical Extraction e avrà già vinto sicuramente. Quasi al 100% avrà già vinto. Sì, sono pronto a scommetterci. Perché per come sta andando sicuro. È vero che non ha ancora Omniscience nel cesso, eh. L'Anellide. Hai fatto l'Anellide. Ti prendi anche un danno di Anellide. Passo. No. Non so se passo. Che questo posso farlo. Anche solo per pescare uno. Potevo anche attaccare con Arcanista e pescarne un'altra. Boh, vai. Vediamo cosa succede. O vince lui o vinciamo noi ora. Terra tappata ci piace. Sorveglia, si metterà Omniscience nel cesso. Tirerà Omniscience di mano. Pesca di anello, quindi non ce l'ha Omniscience. Noi boltiamo in hand, ovviamente. Magari lui sta cercando un altro anello, eh. Bolt entra però. Bolt entra. Vai. Sto open o non sto open? Allora, combat. No, vai la biondo, non ce l'ho, Sherry. Devo risarcirti. Non ce l'ho, vaina biondo. Devo assolutamente risarcirti. Ah, questo lo tiriamo. Per pescare. Ecco qua. Balmorino. Io ho paura che lui faccia Omniscience di mano. Vabbè, rischiamo, dai. Se fa Omniscience di mano, GG. Dovevamo tenere le Spell Pierce. Se non la fa, vediamo. Null Drifter. Sì, Null Drifter l'hai fatto. Ok. Potrebbe non essere un problema, sapete? Se non ha un'altra binding in mano. Ma tra l'altro Null Drifter, scusami, l'hai fatto evocato, perché? Perché c'è un altro binding in mano. Malevolent. Malevolent. E c'aveva questa, sai, magari ne faceva un'altra. Ok, è tipo così. C'ha sempre binding lui. Quello è il problema, che c'ha sempre binding. Adesso la fa di mano, la fa. Devo rischiare, se no vince lui. Non ha bloccato?
Perché non hai bloccato? Cos'hai in mano? Forse è solo il trigger di anello, non penso proprio. Forza. Però così va a due. Così va a due. Te l'ho detto che la tira di mano onniscienza. La tira di mano onniscienza, mannaggia. E vince così. Oddio, non è che abbia delle grandi cose però in mano se la tira di mano, eh? Cioè alla fine noi abbiamo comunque Balmor. Cioè scusate, Slingshot. Che lo può shottare, eh? Vediamo. Lui fa questo ora. Fa questa into quello, ovviamente. Ok. Tira Devourer. Tiralo. Bravissimo. Tira anche questo. Va bene. Non, se non ricciano ce ne frega un cazzo. Ma abbiamo vinto lo stesso, ragazzi. Non vi preoccupate. Abbiamo vinto lo stesso, no? Come fa? Abbiamo Slingshot. Sta a due, eh? Non hanno mica reach. GG. Molto bene, teatro. Che partitone. Che partitone bellissimo. GG. Bella. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Vai. Bella, bella, bella. Molto bella. E Boros Forge. Molto meglio Forge. Molto, molto meglio. Decisamente molto meglio Forge. Proviamo, non è una bellissima mano, ma proviamo. Dimir Tamillo di primo. La vedo dura. La vedo dura. Però. La vedo molto dura. Beh, questo è ottimo. Counterspell qua? Oppure peschi? Beh, questo va bene. Quindi passano 3 danni. Vai. Turno dopo Slingshot. Oh, cosa peschiamo? Vediamo. Terra tappata ci piace un casino. Non ho motivo di non fare Slingshot. Meno solo con Slingshot. Ma meno con tutte e due per sicurezza. Fatal Push, Dread. Via due pescate morte. Adesso l'importante è che non faccia un'ultima. Cioè che non faccia Vratta, che non fa Damnation. Cicla Lorien vuol dire che non fa Damnation, però potrebbe fare la Vratta a 3 mana lui. C'è del verde nel suo mazzo. Ah, ma è un'altra versione del mazzo di prima? Ma che mazzo è? C'è Loka?
Sono sincero, non ne ho idea. Provo a spingere. Non ne ho veramente idea. Non ne ho palesemente idea, ragazzi. Push. Ah, GG. Ok, io non so che mazzo sia, ragazzi. Non lo so, Twins. Non lo so davvero, ma io non so che mazzo è lui. Pierce e Ghost Vacuum, forse? Boh, metto le Surgical, forse. Per sicurezza più che altro. E tolgo Charge, Rage, una Leyline e vai. Che mazzo giochi? Sì. Che mazzo giochi? Sì. No. Peccato, la mano è interessante, ma no. Non so ancora che mazzo è lui. E qui non abbiamo instant, questa probabilmente la perdiamo. Ah, è davvero una Shifting Woodland. Ok, allora dobbiamo sperare di pescarle le Surgical. Comunque è pazzesco che in best of 3 challenge ci sia il mazzo che scomba dal... Ma scusa, ma che mazzo sei? Vabbè, abbiamo perso. Non so che mazzo è, un mazzo incredibile lui. È un Shifted Woodland che probabilmente ti fa Vein Reaper di terzo, ragazzi. Vabbè, non posso sapere queste cose, cioè... Ok. Oh, ce la giochiamo all'ultimo. Io non so... Va bene, è giusto che vinca lui, è un mazzo bellissimo. È giusto che vinca lui perché ha un mazzo bellissimo. Che non serve a niente, quindi. E non serve a niente neanche Turn Inside Out di per sé. No, sì, teniamo due perché pescano solo. È giusto che vinca lui, raga. È giusto che vinca lui. Vai, rischiamola così. È giusto che vinca lui se ha un mazzo figo come questo. Lui è storic carte buone, è esattamente tutto il significato di storic adesso, cioè le carte più forti e basta. Keep. La rischio è keep e basta. E quello che succede, succede qui. Speriamo non abbia già Sorin Veil Reaper. Sorveglia 1. Non mette niente nel cesso, vai. Speriamo che non abbia Sorin Veil Reaper. Blu-blu, non può avere Sorin. Patto, ma non ha doppio nero, no? Path of Peril, ok. Ma non ha doppio nero. Bolt, Bolt. Sicuramente Bolt, Bolt. No, perché se fa Sorin io devo essere sicuro di avere una carta in più, quindi non posso fare Bolt Bolt, ma faccio Ancestral. Sì, è giusto. Io mi devo assicurare di avere una carta in più. Ok. Aspetta un attimo però, se faccio questo è un più 2. 7 più 6, no, non ancora. Vai. Se facevo Bolt vincevo, però. No, andava 1. Vai.
Perfetto. Va a prendere Nero e fa Sorin, immagino. Però Massimo guadagna 4 vite, giusto? Dovrebbe guadagnare solo 4 vite. Quindi in teoria Bolt Bolt muore. Corretto? Dovrebbe essere corretto. Corretto Sambuca. Signore e signori, dovremmo aver fatto un 7 qui. Nel dubbio tripla montagna. Tra l'altro questa triggerà lo stesso. Ragazzi, abbiamo fatto 7. Primo try, easy peasy. Qualcuno ha ancora il dubbio che ley line rossa faccia cagare? 7-0 in Metagame Challenge. Olè! Olè! Per me è la carta più forte di Duskborn. Però fate voi. 7 bello, sì. Fate voi. Opla! Opla! Anzi, facciamo una cosa. Facciamo subito gli screenshot, che così tutti domani giocano ley line, dai. Dai, vai, via, basta. Tanta roba, eh beh, una carta fortissima, fuori di testa, ragazzi, quella carta qua. Boh, 7-0 ley line maghi. Lì. Bene, reclamiamo. Complimenta, grazie, grazie, grazie. Una carta tanto forte, ragazzi, ley line. Tanto rotta in certe situazioni. Tanto rotta in certe situazioni. Boh, per me è la carta veramente tanto più forte di Duskmourne, rispetto al resto, ragazzi. Visto Sherry, ti ho reso onore. Sono contento. Bene, la mia metagame challenge di storica è finita. Basta, cioè, posso farmarla tutto il weekend, ma adesso la posso prendere molto molto più chill, ragazzi. Posso prenderla molto 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 più chill. E quindi come vi va la vita? Allora. Giusto oggi un ragazzo mi ha chiesto: ma non porti più i storici? Io sì, ma qualche contenuto poi lo farò. Sì. No, l'importante è che vi sia piaciuto il contenuto, il resto non frega un cazzo, ragazzi. Allora. 7, 0, historic, metagame, challenge, with... New red broken ley line. Easy. Tagliamo i nostri amici. Ah già, devo fare lo screenshot al mazzo così lo vedete anche voi. Ma apriamo una vault per celebrare? Dai! Non ve l'aspettavate, che dicessi di sì? Va bene, no, è perché mi servono, quindi ci sta aprire. Sono 4100 per 1000, quindi ci sta. Va bene.